fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Dolindo nacque a Napoli il 6 ottobre 1882 da Raffaele Ruotolo, ingegnere e matematico, e da Silvia Valle, discendente della nobiltà napoletana e spagnola. Il dolore effettivamente si presentò nella sua vita prestissimo. A 11 mesi subì un'operazione chirurgica sul dorso delle mani per un osso cariato. Poi un altro intervento per un tumore sotto la guancia che interessò anche le ghiandole. La numerosa famiglia, le scarse entrate, la quasi avarizia del padre facevano sì che nella sua casa si soffrisse la fame, con mancanza di vestiario e scarpe. La sua vita, Don Dolindo, l'ha raccontata in una poderosa autobiografia, oggi stampata in due volumi, con il titolo «Fui chiamato Dolindo», che significa dolore. Ed ora, non sapendo quale sarà il giorno della mia morte, io anticipo col cuore, tutto unito alla tua volontà, il mio addio alla terra, dove passai pellegrino fra tante pene, dove fui un povero nulla, dove vissi nel pieno sentimento del mio niente, nella povertà che ho amato e nella umiliazione che mi è stata compagna fin dai miei più teneri anni. Lo conoscevano tutti perché andava in giro con una borsa di pezza nera fatta da lui stesso, piena di pietre. Quando uno chiedeva: ma padre Dolì, che portate in quella borsa? Lui diceva: perle preziose per il cielo. Conobbi nel 1965. Fu proprio durante una santa messa del caro padre Dolindo, a cui io partecipai vicino accanto a lui come chierichetto, quando improvvisamente ed istantaneamente io ho avuto un'esperienza con Dio. Le opere di Dio si sviluppano sempre senza che quasi mai l'uomo se ne accorga. Il Signore segue il suo cammino e gli uomini sono come atomi trasportati dal turbine della sua divina attività. Ordinariamente è sempre dopo che si può ammirare il ricamo di un disegno di Dio. Il caro padre Dolindo mi aveva avvicinato alla figura del sacerdote. Quando dopo la messa ho riferito questa cosa al caro padre Dolindo, egli, guardandomi con grande amore, con grande tenerezza, come sapeva fare lui, mi disse, perché chiamava tutti angioletti, mi disse: angioletto, questi sentimenti che voi avete espresso non sono vostri, ma vengono da Dio. Quindi io ho detto queste cose, ma tante altre me ne ha insegnate, me ne ha trasmesso con la sua vita. Ecco, io qui tra le mani, oltre alla corona del Santo Rosario, che
era la sua arma come quella di Padre Pio, ho qui un libro del commento alla Sacra Scrittura, questo è quello che riguarda il Vangelo di San Marco, ma lui ha fatto 24 volumi soltanto sulla Sacra Scrittura e complessivamente 33 volumi su altri argomenti importantissimi, sul sacerdozio, sulla Vergine Santissima, che ha scritto negli ultimi tempi nonostante le grandi tentazioni e persecuzioni dei demoni che lo buttavano di notte dal letto, mettendolo nella condizione di non poter scrivere. Lui mi raccontava cose veramente orribili da parte dei nemici di Dio. Padre Dolindo ha avuto tanti figli spirituali intorno a lui come suoi discepoli e io sono l'ultimo di questi, ma insignito anche del più grande dono. Le anime che Gesù raccolse intorno a me non furono solo delle seguaci, delle aderenti come le chiamarono, ma furono il completamento del mio apostolato, dal quale dovevano nascere i germi di una novella vegetazione da trapiantarsi su vasta scala. Tra le sue figlie spirituali ve ne fu una che rimase fedele fino all'ultimo giorno, Nina Scotti. Conobbi Padre Dolindo nella chiesa di San Domenico Soriano. Io da poco convertita e nell'entusiasmo della prima conversione addirittura volevo farmi suora e andare nelle missioni. E Padre Dolindo, che non sapeva niente di tutto questo, disse no, tu hai bisogno di restare in casa. La tua missione sarà nel mondo, sarà in mezzo a tutte le anime. Tu nella nonna da suora? Assolutamente no. E verrai in un orientamento di vita che ti porterà, se vuoi, alla santità. Padre Dolindo aveva capito che la santità si acquistava solo con la via della croce e con l'amore alla croce. Lui preparava tutti i suoi figli spirituali, facendo intendere bene le cose di Dio e facendolo amare in una maniera veramente completa e perfetta. Ecco, Signore, due crocifissi, l'uno di fronte all'altro. Il crocifisso divino, e sei tu, che apri le braccia per abbracciarmi nella tua grande bontà, e il crocifisso piegato dalla sua miseria, e sono io, che apro le braccia per ricorrere la tua misericordia, e riporre in te tutte le mie miserie. Io guardo a te, Gesù mio, e vedo che c'è intimità fra noi due. I tuoi occhi mi fissano e i miei occhi ti guardano. Si incrociano due sguardi, uno che supplica ed uno che perdona, uno che implora ed uno che giudica con misericordia. La seconda volta che lo vide, dopo un poco, dice: tu vieni da me, vieni, ci riuniamo nella casa di Vico Lungo Sant'Agostino degli Scalzi, dove ci si riunisce con altre anime che vogliono bene a Gesù. Vieni, vieni pure tu. E dalle parole di Padre Dolindo, da quello che sentivo quando lui veniva a parlarci di Dio, a pregare insieme a noi, da quel momento la mia vita si orientò soltanto a Dio. Oh Gesù, amore, amore, voglio comunicarmi di amore per chiamare all'amore tutte le creature. Padre Dolindo ebbe l'intelligenza che egli vissuta in Dio come esplosione dello Spirito Santo nell'anima sua, che doveva poi
risplendere nell'anima delle creature che lui incontrava. Io ne sentii l'effetto in una maniera non straordinaria, perché io sono della fila ordinaria, 100.000 volte ordinaria, però ne sentì e si cambiò la mia vita. E pensai soltanto a portare in mezzo al mondo, sbattuta nelle onde del mondo, la linea di Dio. E insegnava lui a tutti noi che eravamo vicini a lui nell'opera, appunto questo, di non vivere che per Dio. Sento più che mai il bisogno di adorare Dio in profonda sottomissione, di implorare misericordia per il popolo, di riparare le colpe mie e di tutti. Un poco di umile fiducia in Dio accomoderebbe tutto. Le confessioni più belle io le ho avute da padre Dolino, mandava a confessare da lui, no? Oltre che era il padre mio spirituale. Quando padre Dolino dormiva. E perché? La notte non dormiva padre Dolindo, verso le due e mezzo, già stava a pregare. E poi scriveva, semmai faceva penitenza. E la giorno dopo dormicchiava in chiesa, perché non c'aveva sonno, no, poveretto. Certo. E mi capitava qualche volta di sentirlo così. Era allora che mi diceva le cose più belle, le frasi, le cose più formative per l'anima mia. Ricevevo tanto bene dalle parole che padre Dolindo mi diceva. Io devo a padre Dolindo tutto. Se c'è qualcosa di buono in me, me l'ha dato padre Dolindo. Proprio lo posso testimoniare davanti al nostro Signore. Grande era l'amore di padre Dolindo per le sue figlie spirituali. Egli era un'ostia vivente, offerta in Cristo a Dio Padre, per la salvezza dei peccatori. Padre Dolindo si immolava ogni giorno con Cristo nel santo sacrificio della Messa. Dal punto di vista della dottrina mariologica, Don Dolindo fu un convinto assertore della corredentrice e quindi del ruolo singolare che la Madonna ha occupato accanto a Gesù nell'opera della nostra redenzione. Sia nel commento dei Vangeli, sia sviluppando poi i temi in una dimensione più speculativa e più teologica, Mondolindo spesso si sofferma su questo mistero, il mistero della singolare cooperazione di Maria all'opera della nostra salvezza. La Madonna per Don Dolindo non fu semplicemente passiva, una donna sofferente, una donna forse anche in qualche modo delusa dagli eventi ineluttabili della vita, quando ai piedi della croce soffriva le pene indicibili di una mamma che vede ingiustamente colpito il proprio figlio. La Madonna ai piedi della croce è colei che si unisce al sacrificio di Gesù e si unisce in un modo così attivo e così consapevole da diventare proprio in quel momento la madre dell'umanità. Gesù, quando si rivolge alla madre e dice solennemente quelle parole: donna, ecco tuo figlio, rivolto a Gesù, ecco la tua madre, proclama in un modo evidente il mistero della corredenzione. Si tratta quindi di una verità non ancora proclamata come dogma di fede, ma che Don Dolindo vedeva con una chiarezza solare ed insegnava attraverso i suoi scritti, attraverso la sua direzione spirituale, attraverso la sua predicazione infiammata.
Padre Dolindo fu calunniato e rispose con l'amore alle calunnie che lui riceveva. Anzi, quando incontrava queste persone, attraversava la strada, si inginocchiava e baciava la mano. Però posso dire che, avendo letto per ben 7 volte la vita di Padre Dolindo, capisco come lui amasse tanto questi suoi calunniatori, perché lui in questa maniera poteva offrire le sue sofferenze al Signore. È stato un santo che ha avuto tutti i carismi, veramente bilocazione, profezia, esorcismo e tutte le virtù. Lui ha sempre avuto tutte le virtù, obbedienza, pazienza, silenzio. Ma da un santo però si aspettano tante grazie e tanti miracoli, e c'è all'apostolato stampa una ricca documentazione di tutte le grazie e miracoli avvenute, fatte, concesse da Dio per intercessione di Padre Dolindo. Dolindo, che significa dolore? Che cosa non hai fatto per amore? Tutte le sofferenze del tuo cuore le offrivi sempre a gloria del Signore. C'era una volta ed ora non c'è più il caro sacerdote di Gesù, ma nell'immensità del cielo blu egli ci guida ancora da lassù. Io lo incontravo spesso per Maria, mentre pregava gloria di Maria. Il rosario in mano camminava, e quante pene appresso si portava, quanta preghiera per l'umanità, quanta saggezza, quanta carità, ma quanta pace e gioia davi tu, perché vivevi solo di Gesù. A quei tempi, Padre Dolindo frequentava la comunità dei Carmelitani Scalzi di Napoli e in particolare aveva con alcuni di loro un rapporto di intima amicizia. Preziosa per noi la testimonianza di Padre Gennaro della Croce. Nel periodo in cui fu provato, possiamo dire, dalle disposizioni della Santa Sede, frequentava la nostra Chiesa come testimonianza di umiltà e di sottomissione alle disposizioni che venivano dall'alto. Ogni domenica la Chiesa di Santa Teresa Mosè era gremita di persone, e lui ogni domenica era lì in prima fila a farsi la Santa Comunione assieme ai fedeli. Lo posso testimoniare, perché i padri di Santa Teresa al Museo erano ammirati di questo gesto di umiltà e di rettitudine di Don Dolindo Ruoto. Quando stavo con lui al refettorio mangiava solo il primo piatto, il secondo se lo portava perché lo doveva dare ai poveri. Sono le virtù esercitate in un modo eroico che lo possono portare all'ammirazione dei cristiani, e anche all'imitazione, evitare all'imitazione della propria vita come un esemplare. Quindi sotto questo aspetto, secondo me, non c'è niente da dire, perché è veramente un uomo santo, un uomo virtuoso. L'amore di Don Dolindo era senza limiti. La sua bontà lo portava ad aiutare tutti coloro che lo avvicinavano, come ci raccontano alcune persone che lo hanno conosciuto da vicino. Sono Maria De Rosa, medico, e vorrei anch'io testimoniare quanto bene mi ha fatto Padre Dolindo Ruotolo.
Dunque, nel 1966 ho avuto una bambina alla quale abbiamo dato il nome di Carmen. Quando aveva 2 mesi, 3 mesi, mi sono accorta che la fronte sul lato sinistro rientrava. E allora io ho avuto un gran dolore e ho pensato subito di portarla da Padre Dolindo, che si recava all'apostolato stampa molto vicino a casa nostra. L'ho presa in braccio e con mio marito sono andata da Padre Dolindo e gli ho detto: padre, guardate questa bambina. Lui l'ha guardata e ha detto: perché, che cosa c'è? Ma padre, non avete notato? Il lato sinistro della fronte che rientra. Lui allora ha detto un'Ave Maria con le braccia in croce e poi ha toccato la fronte di mia figlia, ha passato la mano così, l'ha toccata come una carezza e ha detto: ma che cos'ha questa fronte? È tanto bella. In quel momento la rientranza non c'era più. Poi vorrei raccontare ancora un altro episodio. Io avevo delle metrorragie che non passavano, delle perdite di sangue che non passavano neanche con le iniezioni che mi aveva dato il ginecologo. Allora mi sono decisa a prenotare la camera in clinica e prima di andare in clinica io mi sono fermata con la macchina sotto casa di Padre Dolindo. Ho detto a mio marito: voglio salutare il padre. Siamo salite e il padre mi ha ricevuto e gli ho detto subito: padre, questa volta io vado a finire sotto i ferri. Lui mi ha risposto: figlia mia, coi ferri si fanno solo le calze. Poi mi ha messo una mano sulla pancia, ha recitato l'Ave Maria, è scomparsa l'emorragia e non mi è tornata mai più. Sono Piera Gandolfo Iovane. Voglio dare testimonianza di un fatto che mi è successo quando, molto più giovane, mi trovavo a Torino. Purtroppo sono dovuta essere operata a un seno sinistro e che dalle analisi sono poi risultato un carcinoma. Dopo l'operazione, certo che non stavo bene. E a Napoli mio cognato Giulio e mia cognata Pia, conoscenti di Padre Dolindo, si sono rivolte a lui per avere delle preghiere per un miglioramento. Padre Dolindo ha subito detto: dovete portarla a Lourdes perché alla Madonna le deve fare la grazia. Siamo andati subito alla grotta, ha fatto bagni, messa alla grotta. Però alla sera avevo dei fastidi ancora. E ha detto: ma vabbè, mattino dopo siamo tornati, ma la messa, poi pomeriggio siamo andati alla grotta e io mi sono messa in ginocchio proprio davanti alla Madonna. Mattino dopo siamo tornati alla grotta e io mi sentivo bene, tanto è vero che poi ho fatto la via Crucis, così siamo tornati e sull'aereo al ritorno tutti erano stanchi, l'infermiera, mio marito, io invece cercavo nella borsa, avevo preso dopo la colazione dei biscotti, mi sono messa a mangiare come se fosse questo. Ringrazio l'aiuto che mi ha dato Padre Dolindo, le preghiere che ha fatto e ho lasciato una testimonianza. Ed è finito tutto, io dopo sono sempre stata bene. Io sono Pia Iovane, la cognata di Piera Gandolfo Iovane. Conoscevo Padre Dolindo fin da piccola, però perché Padre Dolindo andava dalle mie zie. Però, come tutte le ragazze, lo salutavo e via, non c'era altro. Per me era un sacerdote come tutti quanti gli altri. Successo poi che mi sono sposata
E a un bel momento mio figlio ha cominciato a soffrire con lo stomaco, non sapevamo cosa fosse, abbiamo guardato, abbiamo visto come una nocciola alla base dello stomaco che usciva fuori, era prominente. Mio marito l'ha portata da un chirurgo e questo ha detto che era un'ernia, che bisognava operare perché l'ernia non è reversibile. E siamo rimasti un po' perplessi perché logicamente un'operazione a un bambino di 6 anni l'avrebbe un po', poi l'ernia è un po' recidiva. E mia sorella Clementina, la più grande, mi ha detto: guarda che padre Dolindo sta facendo tanti miracoli, portiamo Massimo, mio figlio, portiamolo da padre Dolindo. E allora io ho detto sì, andiamo. Siamo andati là e mia sorella ha detto subito: ma guardi padre, questo bambino ha un'ernia allo stomaco, non potrà fare sport, non potrà fare niente. E lui ha risposto: beh, anche io ho un'ernia allo stomaco. E dice: vabbè, ma voi avete una certa età, per il bambino bisogna pregare, pregare padre, fate qualche cosa perché questo bambino... Insomma, con la sua insistenza, mia sorella ha detto tutte queste cose, allora padre Dolindo ha messo una mano sullo stomaco di Massimo, ha recitato l'Ave Maria e ha detto: andate, preghiamo la Madonna. E noi ce ne siamo andati. Quando sono tornata a casa ho dato da mangiare al bambino e il bambino, che di solito piangeva perché logicamente l'ernia gli dava fastidio, invece non ha detto niente. La sera gli ho dato da cenare e ugualmente è stato zitto. Allora ho detto: ah, ma io voglio vedere, l'ho svestito e ho visto che l'ernia era completamente scomparsa. Grandissima era la stima di padre Pio per Don Dolindo, tanto che ad una figlia spirituale, Elena Montella, che gli scrive per conoscere il suo parere sugli scritti spirituali, padre Pio fa rispondere: «Gentilissima signorina, padre Pio ha detto che niente di quanto è scaturito dalla penna di Don Dolindo deve andar perduto». Il padre Pio prega il Signore per Don Dolindo e per voi, e vi chiede altrettanto per sé, benedicendovi. Una sera un figlio spirituale gli disse: padre Dolindo, domani andiamo da padre Pio e vi prometto che vi farò trovare alle 6 a Napoli per la predica. Padre Dolindo accettò questo invito e si preparò con maggiori penitenze per questo incontro e con moltissime preghiere. Dormì quelle poche ore che era abituato a dormire per terra coi balconi aperti ed eravamo in inverno